Grazie Presidente, mi scusi, non avevo capito che bisognasse iscriversi in chat. Una cosa è stata detta ed è vero, stiamo parlando di un'area, di un quadrante che è in evidente stato di sofferenza per quanto riguarda i servizi che oserei definire proprio primari, un'area dove mancano completamente le strutture scolastiche ed è singolare, giustamente singolare, che laddove queste strutture ci sono non vengono date ai cittadini. Stiamo parlando di un'opera a scomputo collegata all'intervento urbanistico di Via Donegani e che avrebbe dovuto realizzare il consorzio Valle Agnena, Agnene. L'opera è rimasta incompleta per problemi di allaccio in fogna e di accessibilità, come è stato ricordato, da Via Lunghezzina. Problemi evidentemente emersi al momento del completamento dei lavori. Ora, in bocco in fogna, mai eseguito per problemi legati al passaggio con i lotti adiacenti e di quote della fogna di recapito di Via Saldini, scusate. Detto questo, il tema è molto attenzionato dal municipio, tanto che si sta procedendo all'escussione delle polizze, essendo il consorzio non in grado di intervenire, per poi procedere con le azioni di competenza, come la fognatura, il cui progetto ha già acquisito tutti i pareri. La strada di accesso per la quale ci si sta orientando verso una servitù piuttosto che verso un esproprio, per il quale esproprio i tempi sarebbero sicuramente più lunghi, per poi arrivare al ripristino della struttura che ovviamente al momento è vandalizzata. Tutto questo per dire che si è impegnati sul tema, un tema che è attenzionato da che siamo entrati, da che abbiamo cominciato anche ad analizzare le situazioni di carenze di strutture scolastiche. Un tema questo specifico che è anche all'attenzione della cabina di regia che sta procedendo e supportando il municipio per tutte le parti di competenza. Quindi, proprio perché vogliamo aprire queste scuole, il tema, ripeto, è all'attenzione di tutti, quindi il voto sarà no, proprio perché si è già molto avanti rispetto a quanto suggerito dalla mozione. Grazie.